Pasqua a casa. Oggi vi farò vedere una serie di esercizi che sono utili per chi si allena nello sport della pallanuoto. Sono due circuiti da quattro esercizi da fare per 3 volte. Quindi primo circuito e primo esercizio sono la raccolta più balzo. Allora, ci mettiamo in questa posizione con le braccia indietro, facciamo la raccolta e poi il balzo. Scendiamo, raccolta e balzo e ne facciamo 10. Secondo esercizio sono le flessioni a terra. Allora, ci mettiamo giù con i polsi, i gomiti e le spalle che sono in linea, andiamo giù con i gomiti indietro e saliamo. E ne facciamo 10 anche di queste. Terzo esercizio sono gli affondi. Quindi mettiamo bene le mani dietro la schiena, andiamo giù bene, una bella caduta verticale, quindi non in avanti ma verticale. E ne facciamo 8 per gamba, quindi 16 passi. Poi facciamo gli skip. Belle ginocchia belle alte, 20 secondi. E poi facciamo i lombari prono alternato con le gambe a stile. Quindi ci mettiamo in questa posizione e facciamo, contate 30 secondi. Questi quattro esercizi li ripetete a giro per 3 volte e questo è il primo circuito. Il secondo circuito invece prevede i burpees, quindi i burpees sono così. Voi vi mettete giù in flessione, fate una piccola flessione, poi raccogliete le gambe, poi scendete bene piano piano indietro, flessione. Chi non riesce a fare le flessioni lo fa senza flessioni. 10. Poi abbiamo lo squat push. Io uso una bottiglia da 2 litri, quindi andiamo in squat e distendiamo. Andiamo in squat e distendiamo. E lo facciamo per 10 volte. V crunch alternati. Ci mettiamo giù. Alziamo la gamba. E tutte e due le braccia. Ne facciamo 10 per gamba, quindi 20 movimenti totali. Jumping jack. Secondi barra un minuto, sempre dipende da come siete messi in questo periodo qui da un punto di vista atletico. L'ultimo esercizio, la contropiegata, quindi braccio a 90 gradi, braccio corpo a 90 gradi, da una parte e 8 dall'altra. Circuito da ripetere per 3 volte. Alla prossima!